Bentornati a Con la Zampa. Oggi vi racconto una storia di lui che non ha un nome. È stato trovato nell'inceneritore, in fondo all'inceneritore. Questo vuol dire che era stato buttato nelle immondizie e dall'immondiziaio è sopravvissuto, nonostante tutti i passaggi, fino ad arrivare appunto nell'inceneritore, che è stato fermato da un angelo, perché le persone che salvano gli animali da queste situazioni dove altri uomini li mettono drammatiche sono angeli, e adesso è qui nel Gattile di Trieste. Non è adottabile perché ha bisogno di tante cure per tutto quello che ha passato, e è un angelo lui, grazie a chi lo ha salvato. Tutto questo è successo nella civilissima Trieste, quindi anche qui nella nostra città ci sono persone che buttano gli animali nelle immondizie. Io credo comunque che poi Dio vede e provvede. Vediamo quelli che sono i candidati di oggi. Siamo chiaramente nel Gattile di Trieste. Oggi abbiamo due creature femmine. E Margot si chiama una e l'altra non ha un nome, però cerca casa e sarete voi a decidere il nome. Sono appena state sterilizzate, sono qui, giovani e sane, snelle, hanno sicuramente bisogno di tanto affetto come tutti i gatti del Gattile. Adottare un gatto, per chi non ha mai avuto gatti, può essere una cosa strana, in realtà è solo amore che entra in casa, e quindi sono qui che vi aspettano. Lui si chiama Tri perché tripode, cioè ha solo tre zampe. Gli è stata amputata quando era piccolissimo, quindi non avrà nessuna conseguenza nel suo futuro e nella sua crescita. È coccolissimo, dolcissimo e cerca sicuramente una casa. I gatti sono delle creature meravigliose perché i gatti si adattano a qualsiasi situazione, anche fisica, nella quale si vengono a trovare. Un gatto con tre zampe è un gatto che pensa di averne quattro, e così sono i gatti, sono animali che assolutamente si adattano a qualsiasi possa essere il deficit fisico. Non solo cuccioli, ma anche gatti più adulti. A tutti piacciono quelli piccolini, ma in realtà ci sono gatti più grandi, con qualche annetto in più, altrettanto dolci e altrettanto adattabili in casa. Lei si chiama Maga, siamo chiaramente nel Gattile di Trieste, il Gattile di Giorgio Cocciani. Che dire, penso non servano parole, cerca una casa.